Sperimentare una mobilità più accessibile e sostenibile attraverso forme di trasporto pubblico, privato, integrate, non convenzionali, innovative e flessibili. E questo è il punto cardine del progetto previsto dalle strategie delle aree interne Presila e Sila Crotonese e Cosentina. Questo è il motivo dell'incontro tra i Calcroton e Sila con il comune di Santa Severina, capofila del servizio intercomunale di trasporto pubblico che nei prossimi giorni avvierà uno studio di fattibilità per la creazione di un sistema di mobilità sostenibile integrato delle terre ioniche silane. Sperimentare una mobilità più accessibile in termini di tempi di percorrenza e di facilità di spostamento, uno dei bisogni più sentite dalle persone che vivono nei piccoli comuni delle aree interne, nelle frazioni o in gruppi di abitazione, dove è arduo attivare un sistema di trasporto esclusivamente pubblico, come gli autobus di linea. E questo è uno degli ambiti di intervento della strategia dell'area interna Sila Presila Crotonese e Cosentina, finanziata nell'ambito della SNAI, rivolto ai cittadini che convivono con la difficoltà di raggiungere scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, ma anche un centro culturale, ricreativo o sportivo, una difficoltà che ha forti ricadute sulla qualità della vita, soprattutto per i più fragili come anziani, persone con disabilità e bambini, e che contribuisce a impoverire e spopolare quei territori. Si prevede la progettazione e la realizzazione di un nuovo modello di relazioni di trasporto delle terre ionico-silane, centrato sulla pianificazione, sulla sostenibilità sociale, ambientale ed economica, che utilizzi al meglio le opportunità derivanti dall'intermodalità, dai nuovi modelli di mobilità a domanda, dalle innovazioni normative recentemente introdotte dalla Regione Calabria.